Le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CIRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bentornati a questa nuova sessione di educazione a distanza. Sono sempre la signora Giulio Tuiris, la vostra insegnante di italiano per questo percorso. Ok? Continuiamo con lo studio del primo modulo del nostro programma di lingua italiana per la classe di quattrième. Ok? Prima di cominciare, ricordiamo il tema della lezione precedente. Che cosa abbiamo visto l'ultima volta, ragazzi? Chi ci può ricordare? Sì? Bene, l'ultima volta abbiamo visto gli articoli, i nomi e gli aggettivi in O e in A. Che cosa abbiamo detto? Sì? Abbiamo detto che in italiano gli articoli, i nomi e gli aggettivi che terminano in O sono generalmente maschili, ok? La maggior parte dei nomi in O sono maschili. Bene, un esempio, sì, il ragazzo, ok? Lo zaino. Lo zaino di una nana è bello. Lo zaino, le sac di nana è beau. Il fratello di Silvia è severo. Ok? Marco è un ragazzo generoso. Ok? I nomi e aggettivi in O in italiano sono maschili. Bene? Abbiamo anche detto che i nomi e aggettivi in A sono femminili, ok? I nomi e gli aggettivi in A in italiano sono femminili. Esempio, la ragazza, la figlia di mia sorella è bella. La figlia di mia sorella, la fille de ma soeur, è belle. Silvia è una ragazza italiana, ok? L'amica di Lola abita dietro la banca, ok? I nomi A in italiano sono femminili. O uguale maschile, A uguale femminili. Femminile, ok? Bene. Abbiamo lasciato un compito. Correggiamo insieme il compito. Metti l'articolo determinativo giusto davanti alle frasi. Ok? La chitarra di Ali è bella. Chitarra. Qual è l'articolo corrispondente? La. La chitarra di Ali è bella. La chitarra di Ali è bella. La barzelletta di Anna è divertente. La barzelletta di Anna è divertente. Ok? La blague di Anna è amusante.
Il fratello di Elvis è severo. Il fratello di Elvis è severo, bene? La macchina della signora Tanne è nuova. La macchina della signora Tanne è nuova. La gonna di Anna è corta. La gonna, la jupe di Anna è corta. Molto bene, ragazzi. Bene, oggi abbiamo un nuovo testo. Oggi abbiamo un nuovo testo. Insieme leggiamo il testo. Attenzione alla pronuncia. Ok? Bene. Caro diario, oggi è una giornata importante per me. Aspetto a cena Saverio, un amico di mio fratello, un ragazzo bello, alto e intelligente. Ho solo 15 anni, ma per me Saverio è un ragazzo speciale. Ok? Rileggiamo il testo di nuovo, rileggiamo ancora il testo. Attenzione alla pronuncia. Caro diario, oggi è una giornata importante per me. Aspetto a cena Saverio, un amico di mio fratello, un ragazzo bello, alto e intelligente. Ho solo 15 anni, ma per me Saverio è un ragazzo speciale. Ok? Va bene? Ok. Nel testo possiamo leggere le frasi seguenti. Una giornata importante. Un ragazzo intelligente. Un ragazzo speciale. Nel testo appena letto, osserviamo queste tre frasi, no? Una giornata importante, un ragazzo intelligente, un ragazzo speciale. Che cosa notiamo, ragazzi? Che cosa osserviamo in queste tre frasi? Che cosa hanno in comune queste tre frasi? Osserviamo bene. Sì? Bene, notiamo che nelle frasi tutti gli aggettivi usati finiscono con E. Tutti gli aggettivi usati in queste tre frasi finiscono con E. Importante, intelligente, speciale. Bene? Notiamo anche che questi aggettivi E si usano sia con nomi maschili sia con nomi femminili. Molto bene. Una giornata è un nome femminile. Una giornata importante. L'aggettivo in E si usa con una giornata che è un nome femminile. Ok? Un ragazzo intelligente. Un ragazzo è un nome maschile, no? Ma l'aggettivo intelligente che finisce con la E si usa con il nome ragazzo. Una giornata importante, un ragazzo intelligente. Bene? Molto bene. Adesso osserviamo questa tabella. Singolare, plurale. Osserviamo bene. Il libro
interessante. Abbiamo il nome da una parte e l'aggettivo da un'altra parte. On a le nom d'un côté et l'adjectif de l'autre côté. Ok? Osservons bien. Il libro interessante. La storia interessante. Il libro maschile, la storia femminile. Ma usiamo lo stesso aggettivo. Ok? Il libro che è masculino. La storia, l'histoire che è femminile. Mais nous utilisons ici le même adjectif intéressante. Ok? L'amico intelligente. L'idea intelligente. Osservate, l'amico maschile, l'idea femminile, ma usiamo un unico aggettivo intelligente. L'esercizio difficile. La partita difficile. Ok? Adesso osserviamo il plurale. I libri interessanti, le storie interessanti, gli amici intelligenti, le idee intelligenti, gli esercizi difficili, le partite difficili. Avete osservato bene. Adesso, con i nomi e gli aggettivi seguenti, formate frasi corrette. Ok? Esempio, la casa è grande. Abbiamo i nomi, casa, dialogo, ragazze, donne, esami, ragazzi. E abbiamo aggettivi verdi, grande, interessante, gentili, intelligenti, difficile. Ok? Prendete un nome e un aggettivo per formare una frase corretta. Esempio, la casa è grande. Ok? La maison è grande. Abbiamo visto i verbi, no? Essere e avere al presente. E abbiamo visto gli articoli. Quindi usate i nomi e gli aggettivi per formare frasi. Vediamo insieme. I ragazzi sono intelligenti. Molto bene. I ragazzi sono intelligenti. Il dialogo è interessante, bene? Le ragazze sono gentili, sì? Le gonne sono verdi. Les jupes sont vertes. L'esame è difficile, molto bene. Ok? Molto bene. Quindi oggi vediamo insieme i nomi e gli aggettivi in E. Ok? L'ultima volta abbiamo visto i nomi e gli aggettivi in O e A. Oggi vediamo i nomi e gli aggettivi in E. Ok? Alla fine di questa lezione, voi allievi sarete in grado di trasformare in maschile e femminile, in singolare o plurale, i nomi e gli aggettivi in E nelle frasi. Ok? Sarete in grado di trasformare le frasi che prendono la E. Conoscete già la pronuncia delle vocali e delle consonanti per poter pronunciare bene le frasi. Conoscete anche il presente indicativo dei verbi essere, avere e chiamarsi, no? Per poter formare frasi corrette. E conoscete i nomi, gli articoli e gli aggettivi in A e in O. Ok? Bene. I nomi in E. In italiano, i nomi che terminano in E
sono sia maschili sia femminili. In italiano i nomi che terminano in E sono sia maschili sia femminili. Le nomi che finiscono par E, par E, en italien, sono soit masculin, soit féminin. Esempio, il signore, ok? Il fiore, la fleur, il professore, il cane, la religione, il signore maschile, la religione femminile, ok? La stazione, l'occasione, eccetera. Questi nomi in E fanno il plurale in I, ok? Il plurale dei nomi in E è I. Esempio, il signore, plurale, i signori, ok? Il fiore, plurale, i fiori. La religione, plurale, le religioni. La stazione, le stazioni. L'occasione, le occasioni. Ok? Quindi, i nomi in E sono sia maschili sia femminili e fanno il plurale in I. Bene. Adesso, gli aggettivi in E. In italiano, gli aggettivi che terminano in E sono sia maschili sia femminili, ok? Interessante, ok? Il libro è interessante, la storia è interessante. Interessante può essere usato con un nome maschile o con un nome femminile, ok? Lo scherzo divertente, la storia divertente, ok? Questi aggettivi fanno il plurale in I, come i nomi, va bene? Esempio, i libri interessanti, i libri interessanti, i libri interessanti. La gita interessante, le gite interessanti, ok? Lo scherzo divertente, gli scherzi divertenti. La storia divertente, le storie divertenti, ok? Bene. Qui abbiamo un esercizio. Metti le frasi seguenti al plurale. Ok? Metti le frasi seguenti al plurale. Il dizionario pesante. La domanda difficile. Il corso d'italiano. La lezione interessante. La casa grande. La signora alta. Ok? Mettete queste frasi al plurale. Vediamo. I dizionari pesanti, bene? Le domande difficili, bene? I corsi d'italiano, ok? Il corso d'italiano, i corsi d'italiano. Le lezioni interessanti, bene? Le case grandi e le signore alte. Molto bene, ragazzi. I dizionari pesanti, questo è il plurale. Le domande difficili. I corsi d'italiano. Le lezioni interessanti. Le case grandi. E le signore alte, ok? Bene. Adesso abbiamo un altro esercizio. Concorda l'aggettivo tra parentesi
con il nome a cui si riferisce. Concorda l'aggettivo tra parentesi con il nome a cui si riferisce. Accorde l'aggettivo entre parentesi au nom auquel il se réfère. Esempio: io mangio delle mele saporite. L'aggettivo è saporito, ok? Dovete concordare l'aggettivo saporito con il nome mele. Io mangio delle mele saporite. L'aggettivo tra parentesi era saporito. Ho concordato saporito con mele e ho avuto mele saporite. Ok? Il tennis e il calcio sono sport, tra parentesi, divertenti. Gli studenti di questa classe sono, tra parentesi, umoroso. Le figlie di mia zia sono tutte, tra parentesi, sportivo. Dovete concordare. Le storie di mia nonna sono sempre, tra parentesi, interessanti. Ho una penna, tra parentesi, colorato. E così via. Avete capito? Bene. Sì? Correggiamo insieme. Io mangio delle mele saporite. Molto bene. Mele saporite. Mele al plurale. Saporite al plurale. Il tennis e il calcio sono sport divertenti. Divertenti perché abbiamo due sport, quindi il plurale. Il tennis e il calcio, quindi l'aggettivo si mette al plurale, ok? Il tennis e il calcio sono sport divertenti, ok? Gli studenti, plurale, no? Gli studenti di questa classe sono rumorosi. Molto bene. Gli studenti di questa classe sono rumorosi. Les élèves de cette salle de classe sont bruyants. Le figlie, plurale, bene, di mia zia sono tutte sportive, ok? Le figlie di mia zia sono tutte sportive. Bene. Le storie, il plurale, le storie di mia nonna sono sempre interessanti, bene. Le storie di mia nonna sono sempre interessanti. Ho una penna colorata, bene? Una penna, femminile singolare, colorata femminile singolare. L'aggettivo si concorda con il nome a cui si riferisce. Miriam e sua sorella sono ragazze intelligenti. Molto bene. Miriam e sua sorella, plurale, abbiamo due persone. Miriam e sua sorella sono ragazze intelligenti. Il palazzo è grande, semplicemente. Il palazzo singolare, maschile singolare, il palazzo è grande. Saverio è un ragazzo simpatico e speciale per me. Bene, Saverio è un ragazzo simpatico, maschile singolare, no?
è speciale per me. Molto bene, ragazzi. Ricordate, l'aggettivo si concorda sempre con il nome a cui si riferisce. Rappelez-vous toujours, les amis, l'aggettivo s'accorde toujours au nom auquel il se réfère. Ok? Bene. Compito. Metti le terminazioni a, e, o e gli articoli corrispondenti. Abbiamo 5 frasi. Ok? Metti le terminazioni a, e, o e poi aggiungi gli articoli corrispondenti. Vedete bene, no? Ok, quindi la prossima volta correggeremo insieme, d'accordo? Per la prossima lezione, dopo aver corretto il compito, vedremo il lessico relativo alla scuola, alla classe. Come si chiamano i diversi oggetti che ritroviamo a scuola e nella nostra classe? Questo lo vedremo alla prossima lezione. Ok? Arrivederci. Unatege si matege yop, unatege minga matege nyom, unatege majang matege ndom, mane tambia ninya ne njubyayen, ngani bana matege mot, ngani la kiri watege ndong, esekina bia dinkido, mane tambia ninya ne njubyayen, tam tama mote tam zabike, tam tam atonge tam zabike tam 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 amote tam zabike mane tambia ninyane njubyayen.